Ciao ragazzi, oggi avevo in mente l'idea di farvi vedere come edito i miei personaggi. Allora, iniziamo. Ora siamo su IbisSpineFix. Per prima cosa io premo la telecamera in porta immagine. Poi vado in trasporta su file e cerco il file. Ok, ora possiamo iniziare ad editare. Iniziamo dalle sopracciglia. Allora, per le sopracciglia io utilizzo la penna amore e poi vado su questo, accetto e uso questo. Ok, ho fatto le sopracciglia, le faccio unire perché sì. E ora facciamo le guanciotte, le usavo con la penna che avete visto sullo schermo. Ora va tutto troppo veloce, quindi non posso spiegarvi bene. Allora, io ora direi di fare fare i capelli, non gli occhi, sembra gli occhi, ma i capelli. Quando stavo facendo questa cosa mi è venuta neanche in mente l'idea di fare gli occhi. Quindi poi è venuto un po' male. Però vi assicuro che questi qua ora saranno i capelli. Allora, usiamo questo colore qua. Dai, sì, va bene. Allora, vi piace questa penna? Io uso sempre questa. O scrive così, ditemi se a voi vi piace, ve la consiglio. È questa qua. Oppure c'è poi anche questa, che mi trovo veramente bene, devo dirlo. Ve la consiglio anche perché sembra molto reale. Vabbè, ora faccio tutti quanti i capelli, mi dite com'è. Li faccio un po' tutti ora. Ok ragazzi, li ho fatti. Ho cambiato il colore perché non si abbinavano tanto. Ho lasciato vuota questa parte perché ora dobbiamo fare tutte le luci, ma non solamente in questa parte, anche un po' tutte quante sparse. Ok, questa parte è stata fatta. Ragazzi, scusate se non vedete come li faccio, solamente che non ci riesco a farvelo vedere. Ok, ho fatto tutti questi. Ora questa parte è sempre così, cioè vuota, non editata, perché da sotto ci metteremo altri due colori. Questo e anche questo qua, come ho detto, questo qua. Perfetto. Dopo averlo fatto ci aggiungo un altro po' di ombre. Ok. Ragazzi, ora non lo so, che ne dite di vedere come faccio i dettagli? Esatto, i dettagli normali. Anzi, non dire niente, che sennò poi che cosa, poi fai spoiler. Allora, i dettagli, le lucine degli occhi, diciamo. Io faccio così, penso che tutti quanti ghiacciatuber facciano così. Io questa cosa l'ho vista da un po' di tutorial, sì, ma penso che lo facciano tutti, perché tutti i tutorial che ho visto erano così. Ora prendo il nero e vi faccio vedere come faccio le ciglia. Allora, le faccio o così, oppure prendo questa penna qua, pennello piatto a punta, e faccio tipo una specie di eyeliner fatto in su, che è molto carino secondo me, non so voi. Lo faccio anche dall'altra parte, un po' più piccolino perché comunque l'occhio è arrotondato. E ora vedremo come faccio i dettagli del collo. Allora faccio questa lineetta qui, però queste cose le faccio solamente quando sono da sola. Poi faccio un pochino di ombretta qua. E ora vi farò vedere una penna che molto spesso uso, che è questa qua dei fiori. Si chiama Doccia Floreale. È molto carina, la metto molto spesso qua in testa, sulla testa del lock. E ora prendo le foglie, che sono vicinissime, e ne metto un po' qua. Io edito così, questo era una specie di tutorial, poi se volete fatelo con il vostro lock. Ciao!